Allora, Liberi.tv Riccardo Cristiano, siamo in compagnia di Antonio Saffioti per il consueto appuntamento settimanale di Chi ci capisce a noi due è bravo. Io saluto tutti voi amici web ascoltatori e saluto ovviamente Antonio. Ciao Antonio. Ciao a tutti, buonasera. Allora, iniziamo questa volta con Antonio, che siccome il 15 della settimana scorsa, 15 di gennaio, è stata una data importante, Antonio ha qualcosa da dirci proprio in merito a questa data. Vai Antonio. Allora, oggi 15, registriamo oggi 15 gennaio, c'è 15 gennaio è nata una persona molto importante per il movimento dei diritti civili e sociali, a cui sia io che Riccardo ci rifacciamo, ci ispiriamo. Ed è Martin Luther King, che oggi avrebbe compiuto 90 anni. Però devo iniziare questa trasmissione con una frase di Martin Luther King, che è questa: ogni uomo deve decidere se camminare nella luce dell'altruismo creativo o nel buio dell'egoismo distruttivo. Questa è la decisione, la più insistente e urgente. Domanda della vita è: che cosa fate voi per gli altri? Questa è una delle tante bellissime frasi di Martin Luther King, che ha ancora la sua attualità dopo diversi anni. Io da sempre ho cercato di ispirarmi al concetto espresso da questa frase. Non sono stato mai una persona cosiddetta egoista, pensavo sempre prima alle altre persone e poi a me stesso. Quindi si vede l'importanza della vita di tutti noi, di questa frase e di questa domanda. Antonio, io volevo fare una piccola precisazione sulla tua frase, perché la frase continua e dice però anche cosa fate voi per gli altri e poi dice ignorare il male equivale a essere complici. Perché la frase di Martin Luther King continua proprio con questa precisazione, ignorare il male equivale a essere complici. Quindi è una frase che tu vuoi ricordare oggi, è molto importante perché è molto attuale, Sì, molto, molto è attuale. importante in questo periodo perché il male grida forte in questo periodo. Essere indifferenti al male, come diceva De André, di cui si è commemorato il 20° anniversario della morte. In questa settimana, anche se vi credete assolti, siete coinvolti, quindi chi non reagisce al male è esso stesso il male, a mio avviso. Anche a mio avviso. Sì, parlando di male, vorrei dire vorrei ricordare due avvenimenti che hanno a che fare col male, Vai. che si sono verificati questa settimana, che io ho scoperto perché grazie al profilo, alla pagina di Jacopo Merlo, che è un ragazzo con disabilità come me, che si batte molto sui social per difendere i nostri diritti e per sottolineare quello che di male succede a una persona con disabilità. L'altra mattina mi è uscita
una foto del profilo di Jacopo in cui erano riportati dei commenti beceri contro la cantante e atleta Annalisa Minetti. In pratica Annalisa aveva postato una foto in cui teneva in braccio l'ultima figlia che ha avuto, alcune persone non hanno digerito questa foto. Io non ho capito bene perché, però io voglio leggere qualcuno di questi commenti. Certo, cieca, non avrei messo al mondo un secondo figlio, e certo non vorrei fare cose oltre la normalità. È una persona piena di sé, non avrei messo al mondo dei figli, non potrai mai vederli. Poi c'è scritto, corre, canta, credo che avrà una stretta di persone che l'aiuta. Forse è un modo per non impazzire al suo. E commenti pure peggiori di questo, che io adesso non leggo per non dare pubblicità a questi idioti. E poi Jacopo giustamente ha scritto un post in cui difende Annalisa Minetti. Annalisa Minetti ha risposto ringraziando Jacopo e scrivendo un post di risposta a queste persone, e ha detto: da anni sono abituato a sentirmi dire di non vivere, ma io vivrò e vivrò sempre di più. Io, leggendo questo commento di Annalisa, mi viene da dire che lo condivido, perché molte volte una persona con disabilità impegnata o che usciamo veniamo viste male dalle altre persone, perché come per le donne una volta forse a queste persone piacerebbe non vedere in giro noi persone con disabilità, e preferisce vederci o sentirci segregati in casa. Con questo credo di aver detto tutto su questo punto. Un'altra cosa brutta è avvenuta l'altro ieri, quando Jacopo ha scritto un post chiedendo l'aumento delle pensioni minime ed accesso di alcune persone con disabilità che hanno bisogno al reddito di cittadinanza. E qui pure, dopo questo punto, sono seguiti dei commenti a dir poco schifosi e retrogradi, scritti, secondo me, da persone che sono fuori dalla realtà. Allora c'è stato un signore che ha scritto così: reddito di cittadinanza per gli invalidi, se hanno già la pensione di invalidità e l'assegno di accompagnamento. Questo signore vorrei dire che sono due cose diverse, la pensione di invalidità è l'assegno di accompagnamento, non tutte le persone con disabilità
con disabilità hanno una disabilità grave con la mia, come la mia, e quindi prendono sia pensione di invalidità che di accompagnamento, non tutti. Prendono queste due cose. C'è chi prende solo l'invalidità, che è molto bassa per una persona, costretta poi a delle spese extra rispetto alle altre persone. Mi riferisco alle medicine. Qui c'è un altro esempio, questo signore che dice che noi disabili non paghiamo le medicine. Non è vero, noi non ne paghiamo solo alcune per cui è prevista l'esenzione, ma la maggior parte delle medicine le paghiamo. Io ogni anno mio padre, nella dichiarazione dei redditi, scarichiamo oltre 2.000 euro di spese solo per le medicine. Poi quando dobbiamo fare degli esami specialistici, ce lo dobbiamo pagare di tasca nostra, se vogliamo farli in tempo e non dopo mesi o semestri. Quindi pure in questo caso la cosa viene presto smentita. Poi questo signore dice pure che ci danno gratis gli ausili. Non è vero, nemmeno, non tutti gli ausili sono gratuiti. Io negli ultimi 5 anni ho richiesto due carrozzine. In entrambi i casi mi sono state pagate dall'altro a metà. Se vuoi, io opzionale, che la maggiore autonomia deve pagare. E una è la prima carrozzina. Ho speso 11.000 euro, nella seconda 5.000. Poi il programma che uso per il computer ho dovuto pagare una differenza di 1.000 euro. E quindi poi, giustamente, a questi posti idioti anche Jacopo ha risposto, come me, per esempio, ha scritto: con 500 euro al mese, medicine, cure in più, assistenti, infermiere, di vivere. Dice giustamente che questi soldi non bastano. Quindi ci sono tutti i presupposti perché i disabili abbiano diritto ad un aumento delle pensioni, dell'accompagnamento. Io devo ringraziare la pensione di mio padre, allo stipendio di mia madre, se no con la sola pensione di invalidità e con l'accompagnamento non potrei nemmeno mangiare o pagare le bollette. A quest'ora non potrei mantenere la mia casa, figurarsi me stesso, no? Quindi anche è giusto che ci siano dei finanziamenti per i familiari che si occupano di brutte pagine social. Avrei finito, quindi ti inviterei a te di introdurre qualcosa di bello che riguarda la disabilità.
le persone e l'amore in generale. Guarda, Antonio, tu ci hai dato degli spunti per riflettere interessanti. Io però voglio con ironia leggerti un post che anch'io ho trovato su internet di una ragazza che ci spiega cosa significa essere disabili, perché essere disabili significa in larga parte avere dei bisogni inespressi e che a volte le istituzioni non riescono ad assolvere questi bisogni, perché come stavi spiegando proprio tu, bisogna fare i conti con i soldi che non bastano e significa anche sentirsi dire che magari ci sono delle altre priorità, o peggio, addirittura ci sono degli sguardi di persone, come spiegavi tu, che ti guardano in maniera particolare. Quindi significa alle volte rinunciare a uscire di casa, questo scrive questa ragazza. Significa, ad esempio, non avere una maestra di sostegno che possa seguire i bambini affetti da disabilità, come significa anche dover scendere le scale della metropolitana in braccia a un'altra persona e quindi elemosinare dei fondi per vivere dignitosamente in casa propria. Significa quindi fare anche la fila il doppio all'ufficio di collocamento. Significa affrontare una serie di difficoltà materiali e sociali ed economiche che di per sé la propria famiglia molte volte non riesce ad affrontare. Significa anche domandarsi perché e tante volte non trovare una risposta a questi perché. Significa anche al contempo cercare di trovare delle soluzioni alternative, un po' come ha fatto tuo padre, a delle cose che si fanno tutti i giorni in maniera automatica. Significa in definitiva essere su una sedia a rotelle, essere ciechi, essere sordi, essere. Siamo. Lei dice siamo, quindi viviamo, esistiamo, ci innamoriamo, ci arrabbiamo, mangiamo e ci divertiamo. Non siamo extraterrestri, ma persone con facoltà magari ridotte, con bisogni particolari, ma per il resto, in tutto e per tutto, siamo come chiunque. Altro, quello che una persona disabile vuole dire è una persona che disabile non è. E perché non ne siamo proprio con. E il dirlo, diciamo questo, alle persone che non sono disabili per abbattere quelli che spesso sono ancora dei muri che sono invisibili, ma sono comunque dei muri. Quindi questa ragazza fa una specie di parallelismo con un'altra ragazza ancora che si chiama Rachel Friedman, che è una blogger ed un'ambasciatrice della community di persone con lesione midollare e che qualche anno fa ha scritto un post sull'Huffington Post dal titolo 10 cose da non dire a qualcuno che usa una carrozzina. Perché questa ragazza ne ha sentite veramente di tutti i colori, così folli, diciamo, da parole che escono dalla bocca delle persone che non sono disabili, inizia così, che ammette in buona fede che le persone alle volte dicono delle cose davvero ridicole. Ad esempio, una delle cose che dicono una persona in carrozzina: sei molto carina per essere su una sedia a rotelle. Come se la disabilità rendesse tutti brutti e tristi. Ma al di là di questo, dice Rachel, se vuoi farmi un complimento va benissimo, ma tieni fuori la carrozzina dal nostro discorso. Oppure, ad esempio, può capitare che la gente ti percepisca come una persona sulle quattro ruote e basta. Quindi, ad esempio, non dirmi che sono un'ispirazione, perché io sono una persona normale come tutte le altre. Cioè, alle volte sì, mi fa piacere sentirmelo dire, però se tu mi dici non sto facendo nulla di straordinario, sono una ragazza che guida, fa la spesa, si diverte, sì, è vero, sono sulla carrozzina, ma sono una ragazza come tutte le altre, quindi non faccio nulla di straordinario. Se capitasse a te di essere disabile, mi capiresti, faresti la stessa identica cosa. Poi, per esempio, questa Rachel dice un'altra domanda, un'altra risposta che le danno, quando, ad esempio, becca una persona sul parcheggio di serbate disabili: parcheggio qui soltanto un minuto. Quante volte lo sentite dire, dice Rachel, che è la scusa numero uno di quelli che lei dice li chiama carrozzati, si sentono rivolgere quando qualcuno parcheggia anche soltanto per un minuto. Ebbene, di solito non è vero che è per un minuto, si dimentica forse che chi ha bisogno di quel posto ha esattamente come tutti le stesse esigenze, quindi magari ha problemi nel timbrare il cartellino e quindi c'è una mancanza di rispetto, perché una persona disabile può essere una persona che lavora come tutti gli altri, quindi il tempo di una persona non disabile è identico al tempo di una persona disabile. Quindi, se voi vi fottete il posto di una persona disabile, gli state facendo perdere tempo. Primo.
Questi sono soltanto, diciamo, alcuni esempi che, diciamo, Rachel fa. Ad esempio, ne fa uno dove gli dice: mi fa piacere, le persone quando le incontra, mi fa piacere vederti in giro, pensando che forse chi è in carrozzina appunto è un eremita, deve rimanere chiuso in casa. E quando tu vedi questa persona, dice: ma guarda, non è da quanto tempo non ti vedo, cioè mi meraviglio di vederti in giro, quindi non capisco perché qualcuno che mi incontra mi debba dire questa cosa. Oppure peggio, quando la vedono, le parlano come se fosse una bambina, la accarezzano, le danno delle pacche sulla spalla e le dicono con quella vocina da maestrina, appunto come se fosse una bimba: come stai, come va? E questo le fa girare le scatole, perché dice: io sono una ragazza, sono una donna, sono una persona grande, non mi devi trattare con sufficienza o comunque come se fossi una persona ritardata, e non lo sono. Questi, ripeto, sono semplicemente esempi che Rachel ha fatto in questo decalogo che io vi invito a cercare su Facebook, su internet, sul sito della Huffington Post, per dire cosa? Che noi non siamo, dice lei, noi siamo persone come le altre, non siamo di ispirazione perché viviamo la nostra vita tutti i giorni, i nostri compagni, i nostri partner ci scelgono. Ad esempio, guarda, un'altra cosa, sai che dice, è molto bella, perché si ricollega a quello che poi tu dici spesso. Ad esempio, se hai pronunciato una di queste frasi, come per esempio tu vedi un marito che invece non è disabile, ok? Tu quindi sei una persona disabile che hai un marito che non è disabile. È un po' come alle volte le persone, come se ti vedessero anche in quel caso come una persona anormale. Perché dice, siccome siamo disabili, allora non ci meritiamo di stare con una persona disabile. Questo dice Rachel. Invece no, tutto il contrario. Cioè io posso innamorarmi di una persona non disabile e quindi essere una persona come tutti gli altri. Questi esempi, dice Rachel, ci fanno capire con un pizzico di ironia che l'arma più potente è quella di rispondere alle persone. Cioè noi dobbiamo uscire di casa, dice lei, rispondere alle persone che a volte ci trattano come se fossimo dei bambini e soprattutto abbattere quelle barriere in questo modo potremo abbattere i muri. Quindi io, dopo questa premessa che ho fatto e che poi alla fine conclude un po' quello che hai anche detto tu, voglio dire che essere disabili è una condizione naturale della vita, non significa essere né migliori né peggiori, significa semplicemente vivere diversamente forse da una persona che disabile non è, però si può essere, adesso sarò volgare, sia coglioni se sei disabile, sia che non lo sia tu disabile. Però di certo le persone che non sono disabili devono capire che quando invadono lo spazio di una persona disabile, anche quando parcheggiano, loro non solo compiono un reato, ma stanno compiendo un abuso nei confronti di un'altra persona che magari in quel momento ha il diritto di parcheggiare la propria automobile perché, non so, deve fare la spesa, si deve sbrigare. Quindi siamo tutti uguali e voglio terminare semplicemente così questa nostra puntata di Chi ci capisce hanno due bravi. Bravo. Quindi io sono uguale a te, non ne cambia niente.